e forza. Onore e forza. Ecco la straniera che ha umiliato te. Contro la campionessa. Vieni, scambia. Tu riuscirai a sconfiggere Regalla. E Carro riuscirà a prendere il posto. Ci farò un bel gruzzolo con questo verde lume. Cavalieri di pattuglia. Fantastico. I tralci si ritirano. Come on, love.
Anche senza Regalla ci sono ancora degli avamposti di ribelli superstiti. Devo eliminare chiunque sia il loro capo, così gli altri se la daranno a gambe. Ribelle con equipaggiamento pesante. È il capo. Potrebbe avere delle piastrine. È lì dentro, sparate! Una chiave. La vedete? Vediamo se c'è qualcosa di chiuso qui vicino. Straniera, dove sei finita? Le spalle alla testa! Questo avamposto non darà problemi a nessuno. Ehi!
Chissà se serve ad aprire quel forziere. Il cuore batte sempre più forte. Lì non si aggancia. Pronta!
smonto. Veritena! Più forte, più forte! Sa qualcuno! Uccidiamola! Non avresti dovuto farlo! Eccoli. Anda vuole uno dei loro cannoni. Devo riuscire a staccarlo senza uccidere il razziatore. Altrimenti posso danneggiarlo. Posso attaccarla con l'acido. Prendiamo il cannone del razziatore per Anda. Ad Anda non dispiacerà se lo prendo in prestito. Perfetto. Devo avvisare Anda perché lo vengano a prendere. Ti ho lasciato il cannone nel baule. Splendido! Quella potenza migliorerà la mia corazza. Sono sicura. Considera il tuo contratto concluso. Quindi inizierai a lavorare a quella corazza?
Non ancora. Stamattina passeggiavo per sgombrare la mente in vista dell'impresa che mi aspetta. Ed un tratto ho visto una mandria di cornaguzze. Agili, delicati, ma vigorosi. La migliore armatura dell'Ovest Proibito sarà leggiata quanto loro. Perciò mi serviranno le loro parti. Io forse potrei procurartele. È proprio quello che volevo sentire. Io vado ora. Ti auguro buona fortuna. Danzi, la mandria di cornaguzze dovrebbe essere nei paraggi. Forse mi conviene rileggere il contratto prima di cominciare. Eccoli là. Andiamo a caccia di cornaguzze. Con una cavalcatura farò più in fretta. Meglio non farsi incornare da un cornaguzze. Una in meno! Non capita spesso di trovare verde lume. Ho quasi finito! Abbattuta un'altra! La squadra di Anda può occuparsi del resto. Devo solo portare i materiali al campo come vuole Anda.
Serve un posto in cui atterrare. È un onore, straniera. Straniera, hai bisogno di fare rifornimento? La tua lama sia luminosa. Tuo nemico è anche il mio. Ti starà molto bene. Stai per partire? Ti servono scorte? Delle acrobazie davvero notevoli. Onore e forza. Onore e forza. Hai conquistato il Chaos. Ora che farai, straniera? Sarebbe un onore fare affari con te. C'è un motivo per tutto questo circo? Non capisco questo accampamento. Che idea. Puoi passare. Il tuo coraggio è prima le macchine impazziscono. Poi il cielo preannuncia una tempesta. Oh, ma qua è... Capisco, prima qua era tutto negato. È quelli che ho liberato io prima, che si chiamano questi. Si capisce tutto. Mi ricordo. Quello della frana. E qua c'erano i cosi due. Da chi? Ah, qua era... Ho capito dove siamo. Ho capito. Pronto a volare?
Un'immagine del mondo antico. Sembra una torre circondata da pannelli. Sono troppo in alto per allineare l'immagine. Capito. L'antico osservatorio è perfetto per allineare l'immagine. Così non va bene. Continuerò a cercare. Sono troppo in basso per allineare l'immagine. Colpo di grazia! Verso l'immagine panoramica. Devo restare nel punto giusto e riprovarci.
Posso riprovare ad allineare l'immagine panoramica. Sono alla distanza giusta. E va bene, riproviamoci. In questa c'è una torre circondata da grandi pannelli. Qui non va bene. Proverò un altro posto. Devo salire di più per allineare l'immagine? Bene. Un drone Cyclops. Potrei riconnetterlo con la cupola alla base se prendessi i suoi dati. Merda! Per farlo cadere. Andiamo.
Lo terrò per qualcosa di speciale. Sei mio! Devo prendere i dati del drone ora che è a terra. Ora di smontare. Nancy, tara pipa pansi, tara pipa pansi, pipa pansi, tara. Mi sto allontanando troppo. Devo tornare indietro. Thank you.
Presto volerò alla luce del giorno. Ops, ho volato troppo. Devo girarmi. Facciamo un po' di spazio. Eccomi! Qui ci salutiamo.
conoscerà il segno. Ah, cioè, dov'è che si devono fare qualcosa? E poi hanno abbandonato il progetto. Non lo so. Il focus continua a captare un segnale. Sega Franci funziona. Secondo. Calma. Forse dovrei dare un'altra occhiata in giro prima di andare. Potrei essermi persa qualcosa.
Siamo troppo in alto. Devo scendere. Piega le ali e partiamo. Cacciatrice a preda.
macchina acquatica. Mi chiedo quanto sia agile sulla terraferma. Sì, è tutto più facile. La macchina mi ha vista!
di prendere il volo. Devo stare attenta a staccarlo. Mm.
a combattere. Disattiviamo il fiore di metallo. Ho volato abbastanza. Niente ferite. Sarà annegato. Cosa ci faceva nello stagno?
verde lume. Che fortuna. Almeno la mia roba è asciutta. Beccata! Devo andarmene! Voglio scendere e sgranchirmi le gambe. Dimostra il tuo valore ai terreni di caccia e il tuo nome. Daniele, hai dato la pionessa dei Tenacht. Se pensi di avere la... Ho un ammiratore qui. Non sarà un cappellano a scegliere la mia battaglia. La vera battaglia è discutere con te. Ci sono molti feriti. Senti. Senza quei cuori ci scordiamo l'acqua e tutti muoiono. Io torno ai recinti. Ammazzerò quelle macchine da solo. È colpa delle macchine? Un orientale dai capelli rosso sangue.
La straniera che ha abbattuto il bastione. Hai battuto Regalla e ha ucciso il suo campione. Erano del nostro clan. Mi chiamo Aloy e non sono qui per creare problemi. Anche perché al momento ne abbiamo già uno. Là fuori, la mia gente alleva una grossa mandria. Prendiamo i cuori delle macchine e li diamo alla capitale, in cambio di acqua. Ogni anno è più dura. Le macchine assassine difendono la mandria. L'ultima ci ha attaccati durante un raccolto, facendo una strage. Ma le prede sono ancora nei recinti, quindi se riusciamo a prendere i cuori, li possiamo scambiare con dell'acqua. Se ci andrai da solo, non sopravviverai a lungo, Dracca. Non andrò da solo, cappellano. La grande ammazza campioni verrà con me. Perché prima non rispondi a qualche domanda? Non mi sembra che apprezzi molto il tuo comandante. Per sopravvivere nel deserto serve più disciplina di quella mostrata da altri clan e... È una fanatica di ordine e regole. Tu invece no. Non approvo le sue. Questa è insubordinazione. Sarà la sete. Sei un cappellano, come Dekka. Conosci Dekka? Le sue lame erano mirabili quando io avevo ancora una squadra. Ora, come lei dà consiglio ai palustri, io lo do al clan del deserto. Chiunque raggiunga la mia età è tenuto a dispensare saggezza ai giovani, per tenerli sulla via del guerriero, quando la testardaggine rischia di farli smarrire. Non ti secca che abbia affrontato Regalla? Il deserto rispetta la forza. Chi sono io per non farlo? Ma non credere che i suoi seguaci facciano altrettanto. Dicevi che la capitale vi dà l'acqua. Dietro compenso. E per averla paghiamo con parti di macchine. I cuori sono ciò che vale di più. Ogni villaggio del deserto ha delle risorse da scambiare, ma la nostra capitale, Lanciardente, è l'unica ad avere una fornitura d'acqua. In questa landa significa avere in pugno la vita di tutti quanti. Questa è la via del deserto. È così che sopravviviamo. Sì. Che cosa sai di quella mandria? Ce l'abbiamo da anni. Ricaviamo le parti che ci servono, né più né meno. Nuove macchine rimpiazzano quelle uccise. E le macchine assassine che dicevi? Proteggono la mandria. Più ne abbattiamo, più ne arrivano. Prima secodonti, poi razziatori. E ora un dannato divoratuono. Ci ha attaccati quando stavamo radunando le macchine. Metà dei miei sono rimasti a respingere. Noi siamo gli unici superstiti. Farò il possibile per aiutarti con quelle macchine. Non puoi permetterti di farlo da solo. Sei fondamentale per il villaggio. Lei mi piace. Una straniera che la pensa come me. O partiamo subito o ti aspetto al nostro avamposto a sud-est. Io avrei delle cose da sistemare. Va avanti. Ti aspetterò all'avamposto più che posso. Che i 10 vi proteggano. Aspetterò che torniate e avviserò la capitale. Sì, bravo. Hai portato pace nelle terre dei clan. Forse puoi dare speranza a Pugno Strano. Regalla attaccata. Tu sei guadagnato. Vuoi farti male? È così che fanno gli orientali. Sì, sapevamo che Regalla avrebbe attaccato. Ma trasformare una macchina in una bomba. La sua audacia è da ammirare. Se questa auto... Ho sentito parlare di questo. In faccia. Preferisco evitare. Stavo pensando. L'altro giorno una straniera ha volato su... Perché vorresti ricompensarmi? Non ce n'è bisogno. Regalla andava fermata. Poteva essere l'ultima battaglia per me e il mio amico Sosek. Durante gli scontri, quando ero circondato dai ribelli, ho visto una macchina che stava per colpirlo.
Poi una bomba è caduta dal cielo e ha salvato lui e noi. Non potrò mai sdebitarmi per quello che hai fatto. Però potrei farti un favore. No, davvero, non ce n'è bisogno. A un guerriero basta l'onore come ricompensa, lo so, ma il verde lume potrà darti più lame. Ho trovato un deposito dentro una caverna, su un monte a sud-ovest da qui, proprio al limitare del deserto. È sorvegliato da macchine, ma se arrivi volando e le bombardi come hai fatto in battaglia, quel verde lume sarà tuo di diritto. Ci posso provare. Vuoi che ne porti un po' anche a te? No, no, è per te tutto quanto. È il minimo dopo che hai salvato la vita a Sosek. Però mi piacerebbe vederti piombare giù dal cielo per rivendicarlo. Il verde lume può farmi comodo. La tua fama ti precede. Dovrò volare fin lassù. E sganciando la bomba di un Horus sarà molto più facile sbarazzarsi delle macchine. Non canterei vittoria troppo. Tanto puro onore il tuo nome. Cammina in amicizia. Avranno vita breve. Me lo auguro. Non ne posso più di queste rompette. La guerra è finita da tutto. Non so di cosa parli. Dritto nella scorta. Miniamo a testa alta. E la ribellione. Sei una canaglia. Dobbiamo rivedere le nostre difese. Regalla sarà a leccarsi le ferite. Alcuni cavalcamacchine ci sono sprecciati di fianco. Correvano come se avessero un razziatore alle calcagne. Regalla non è passata. Benvenuta. Confitto il Kulrut. Grazie. Una gara. Non sono ribelli, questo è certo. Forse posso seguire le loro tracce per scoprire dove stanno andando. Posso usare il focus per seguire le tracce lasciate dalle loro macchine. Ecco le cavalcamacchine, quelle della gara. Chissà cosa stanno combinando. Ha vinto la gara, Faga? Mi hai tirato un sasso in faccia! Tanto più brutta di così non diventi. Ah-ah. Ehi, tu chi... Cavalcate macchine, eh? Chi ve l'ha insegnato? Ehi, squadra, qui c'è una tizia che vuole morire. Wow, guarda che capelli. Che c'è? Ci siamo persi nel deserto. Ehi, ehi, cos'è che facciamo sempre secondo quelli dell'est? Ah, sì. Beviamo sangue umano, no? Forse dovremmo bere il tuo. Provateci. Ci stai sfidando? Calma la vampa, Josek. Non ti conviene metterti contro chi ha sconfitto Regalla sulle ali dei dieci. Non abbiamo niente da dirci. Ci siamo divertiti. La strada è là. Quelle macchine erano di Regalla. Ma voi non fate parte delle sue truppe. Chi siete? Dove le avete prese? Se vuoi qualcosa, dovrai cavalcare. Supera il traguardo per prima e risponderò alle tue domande. Aloy, posso unirmi? Scordatelo. In realtà si è appena liberato un posto. Ottimo. Dimmi le regole. Non morire. Ora ci divertiamo.
E pianta la pecca. Di qua, novellina, ti trovo una cavalcatura. Hai già un arco? Bene. Dovrai usarlo per vincere. Contro i concorrenti? Tu che ne dici? Quando siamo in pista ci piace rischiare tutto. È più eccitante. Puoi fare un giro di prova se vuoi. Dimmi quando vuoi fare sul serio. Io sono pronta. Ci si vede in pista. Ti abbatterò! Scherzo! Hey, hey! Ah! Ti ricorderò! Servono munizioni! Sorpresa! Sorpresa! Piaciuto? Tanti saluti, novellina! Sorpresa! Va veloce! Passerai, liscia! Presa! Vieni, il premio per aver vinto è tuo. Adesso mi dovete risposte. Sono atta. E riguardo alle nostre macchine, eravamo quasi tutti ribelli. Ci siamo uniti a Regalla per poter combattere una vera guerra contro i Karja. Ma Regalla ha massacrato la nostra gente a luce arida. Tornati all'accampamento, abbiamo preso le nostre macchine e siamo partiti. Così vaghiamo per le terre dei clan. Stiamo meglio per conto nostro. Niente regole, niente capi. Solo macchine e sapore del sangue. Poteva andare peggio, direi. Ma dov'è il vostro amico? Quello con la maschera. Non ha gareggiato? Ha voluto lasciarti il suo posto. Forse è meglio così. Beh, perché lo dici? Non ha mai perso una sola gara. Con lui qui non avresti avuto le tue risposte. Forse.
Ax ha trovato un posto per correre al confine del territorio delle paludi, sulla spiaggia. Se ci arrivassi, potresti trovare un'altra gara. Se sarò vicina, ci penserò. Aloy, sei qui per corriamo? Devo andare. Ne approfitteremo per allenarci per la prossima gara.